questo pensiero. Veramente contento, perché io sono arrivato qua per fare un lavoro e alla fine salire sul podio in secondo posto per me, anche per Team Sky, è stato veramente una gran soddisfazione. Siete cambiato tutto quando Sir Bradley è uscito di scena perché non stava bene? Sì, ha cambiato tutto, allora lui non stava bene, ma comunque la squadra sempre ha continuato uguale. Io stavo bene nella generale, stava bene, la mia condizione era buona. Allora la squadra mi ha dato la fiducia, mi ha dato la RAI, vai tu, la classifica, e alla fine penso che siamo contenti tutti. La RAI. Qual è stato il momento più difficile, Rigoberto? Ma il più difficile, io penso che è stato quello di ieri, quegli ultimi chilometri, ma anche questo circuito troppo difficile, questo circuito, Madonna, alla fine ho fatto tanta fatica in questi ultimi due giri. Allora, io mi dicono che devo lasciare andare, però voglio sapere se avete una domanda, chiedo anche di mettervi al volo l'auricolare, se volete fare una domanda a Rigoberto Urán, una sola. Una sola domanda a Rigoberto Urán, quando lo rivediamo in bicicletta, e cosa vuole vincere ancora Rigoberto Urán? Cosa vuole provare a vincere? La Vuelta, per esempio? Ma guarda, questo solo è l'inizio, penso. Questo mi dà più fiducia e speriamo continuare a lavorare così e speriamo vincere questo giro che mi piace e fare bene le cose delle tre settimane. Tu comunque continuo a lavorare, bisogna lavorare ogni anno di più e arrivare, speriamo di vincere questo giro lo più presto. Rigoberto, quale sarà il tuo ruolo al Tour? Il tuo ruolo al Tour de France, Rigoberto? Quello che faccio sempre, un gregario. Staremo a vedere, grazie. Grazie a Rigoberto Urán, complimenti. Sì, allora torniamo sul palco qui, perché allora Michele, dove devi andare? Non abito proprio due passi e dovevo rientrare a casa.